Oggi 2 dicembre 2013, questo è ciò che vediamo davanti ai nostri occhi nel parco di Lama Balice a Palese, Palese Santo Spirito, nel comune di Bari. La pioggia di questi giorni si è rovesciata su questo territorio enorme quantità. Questa è una delle lame che portano a mare e che circondano il comune di Bari, il territorio di Bari, da Torre a Mare fino a Santo Spirito. Se non ci fosse stata questa depressione della natura, questa lama come rappresentazione geografica di uno stato del terreno, chissà quest'acqua dove sarebbe andata a confluire. Probabilmente in qualche strada, in qualche città, a ridosso di Bitonto, a ridosso di Ruvo, di Corato. Non sappiamo però se ad oggi, in questo momento, quest'acqua ha provocato danni, però sicuramente la presenza di queste cavità, di queste insenature, di queste spaccature nel terreno sono una risorsa, sono una salvezza. E quindi ribadisco che su questi territori, che siano fiumi, che siano letti di fiume, che siano lame, non bisognerà mai costruire, mai dare licenza di costruire, permesso di costruire. La natura, quando decide di farsi notare, quando decide di farsi vedere, ascoltare, sentire, diventa irrefrenabile. Auspico che il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Ecologia, il Governo decida di modificare la legge che stabilisce le distanze da queste situazioni, da questi territori. Non 150 metri, ma almeno 1000 metri. Forse per poter stare tranquilli, per evitare che abitazioni che sono poi vissute da famiglie, da bambini, da persone anziane, possano diventare un luogo di morte.